primo appuntamento per tutti gli amanti del mondo comics ed è fissato per sabato a Fiorenzuola. Elvis, buon pomeriggio. Ciao Roberto, buon pomeriggio a tutti. Allora, abbiamo chiamato Elvis perché? Perché lui è fra gli organizzatori, se non l'organizzatore, di questo evento. Allora, intanto raccontaci un po' che cosa troveremo. Allora, qui troverete ovviamente cosplayer e steampunk, ci sono diversi gruppi che faranno esibizioni, poi ci sono delle sfilate, c'è il DJ set al pomeriggio, ci sarà anche il gruppo dei cartunici, che è un gruppo che fa musica dei cartoni animati, sempre al pomeriggio, al concerto, poi ci sarà il trenino, i gonfiabili, ci sono cose un po' per tutte le età, divertimento e attrazione per tutti, insomma. Quindi direi dalle 10 del mattino alle 8 di sera. Quindi direi una bella manifestazione piena di colori, sì, e di personaggi davvero straordinari, perché i cosplayer sono una cosa fantastica. Sì, assolutamente sì. Sì, infatti avremo il gruppo di Harry Potter, il gruppo della Marvel, poi chi c'è, il gruppo di Star Wars, sono le principesse. Non ce li raccontare tutti, non ci privare del piacere di venire a scoprire. Assolutamente, senti, non ho, vi ho solo dato un assaggio. Invece raccontami un po' di qual è il tuo fumetto preferito, perché tanto sarai appassionato o ne hai una serie? No, guarda, io ho seguito per diversi anni quando ero ragazzino, perché questa cosa qua è rimasta un po' dentro di me, purtroppo ultimamente con tutti gli impegni non ho più il tempo, purtroppo dico, per seguire la fumettistica, però io partivo dalle cose più classiche, perché ad esempio adoravo Topolino, da lì la mia voglia di creare questo evento fantasioso che seguiva tutte queste cose, un po' i cartoni animati, i manga, leggevo anche i manga, mi ricordo che leggevo Conan, tutte cose così, insomma, e da lì è nata un po' tutta questa passione e mi sono fatto amici su amici, e alla fine abbiamo deciso di buttare in piedi questo evento che a quanto pare è stato un bel successo, è il terzo anno che lo facciamo, quindi direi che va bene. Io sono partito da Topolino giusto per raccontarti un po' di affari miei, sono passato per i Fantastici 4, il mitico Thor, e sono finito anche certo. E sono finito a Dylan Dog, poi basta. Sì. Beh, sono un po' i classici, insomma, poi ce ne sono tantissimi da nominare, quindi si può spaziare tanto su questo discorso, anche per quello che è così pieno di punti d'attrazione l'evento, proprio perché si spazia molto in questo mondo. Allora, diamo qualche indicazione in più sul Florenzia Comics. Si tiene sabato, abbiamo detto, già dalle 10 alle 19, il luogo. Allora, è in tutto il centro storico di Fiorenzuola d'Arda. Alle 10 partiamo con l'apertura dell'evento in Piazza Caduti, poi ci sarà l'apertura pomeridiana, perché facciamo la pausa pranzo dalle 12:30 fino alle 2:30, ci sarà l'apertura pomeridiana in Piazza Molinari alle 14:30. Senti, fra le altre cose, sì. Scusami? No, ti stavi dicendo fino? Sì, fino alle 20 di sera, perché dalle 19 alle 20 avremo lo spettacolo del fuoco con Calcifer. Un ultimo dettaglio che ti chiedo, c'è anche un concorso fotografico, vero? Allora, c'è il concorso fotografico, molto interessante, e c'è anche un altro contest, che è il Cosplay Moving Contest, che è un nuovo modo per partecipare al contest cosplay. Praticamente saremo forse i primi a fare un contest del genere, ovvero il palco saranno le vie del centro di Fiorenzuola, nel senso che la giuria, nessuno sa chi è se non noi organizzatori, potrebbe essere un espositore, come un commerciante, un ristoratore, quindi i cosplayer sono obbligati a girare tutto il centro storico per farsi votare, e alla sera noi avremo tutti i risultati dei cosplayer, certo, che si sono registrati. Allora, con la premiazione. Ricordiamo Fiorenzuola Florenzia Comics anche il sito web, che è www.florenziacomics.it, quindi lì vedrete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Perfetto, direi abbiamo detto proprio tutto, eventualmente appunto hanno il sito a cui fa riferimento per avere tutte le informazioni. Certo. Elvis, io ti ringrazio, e soprattutto oramai eccoci, ci siamo quasi. Sì, ormai siamo sul pezzo, sabato è a due giorni, quindi ormai siamo pronti, vi aspetto tantissimi, spero tu riesca anche a venire, che così almeno vedi anche tu come il nostro evento, che veramente merita. Benissimo, grazie Elvis. Grazie a te, ciao, buona serata a tutti, ciao.